Ci ricorderemo di questa primavera del 2020 per tutta la vita. Distanti ma uniti, io resto a casa. Il suono delle ambulanze che spezzano il silenzio delle nostre città, delle nostre vie come assordanti bombe che piovono in una guerra in cui non si vede il nemico. E le mascherine, così preziose e introvabili, usate come degli scudi da legionari improvvisati. La mascherina. La compagna delle timide e brevi uscite per recuperare alimenti e farmaci per la nostra quarantena. La mascherina che fino a poco tempo fa utilizzavo solo quando mi capitava di svuotare dei locali polverosi, come le cantine o le vecchie soffitte degli appartamenti dei nostri clienti. Le soffitte, i solai dei palazzi di Milano, sono quei posti che racchiudono sempre un misto di fascino e inquietudine nelle persone che vi entrano. Solitamente sono ambienti molto ampi, con i coppi a vista, freddi d'inverno e delle vere e proprie fornaci d'estate. Lo spazio a disposizione degli inquilini è suddiviso quasi sempre da delle pareti fatte di assi di legno, come delle griglie di una gabbia, che lasciano intravedere cosa c'è dietro. O meglio, in alcune puoi vedere bene cosa c'è dentro. Solitamente hanno degli scaffali e sono in genere molto ordinati. In altre invece vedi solo centimetri di polvere accumulata in anni di abbandono, come una leggera coltre di neve che ricopre tutto, confondendo i particolari alla vista del curioso. Ma neve non è. Ricordo molto bene una soffitta svuotata qualche primavera fa. Il nuovo proprietario dell'appartamento e quindi del relativo spazio in solaio portava con sé la cartina per capire quale di questi spazi fosse lui assegnato e indicarmi ciò che era da portare via. Oltre alla torcia, con me c'era la mia mascherina. Ero pronto a tutto, ma per fortuna quella volta mi andò bene. Di polvere neanche l'ombra. La soffitta non era molto piena. Un paio di sci in un angolo, due o tre cartoni in fondo, qualche asse di legno, forse delle vecchie mensole, del parquet, delle scatole di piastrelle. E un baule dei primi anni del Novecento, un po' tondeggiante. Mi evocava le storie dei pirati che la sera leggo ai miei figli per farli addormentare. Tesori nascosti che trovi scavando e seguendo le indicazioni di vecchie mappe. Tutto sommato anche noi avevamo seguito le indicazioni di una mappa. Per fortuna non abbiamo dovuto scavare per trovare il baule. E ero curioso. Chissà cosa c'è dentro il baule. Qualche tesoro nascosto. Apro il baule, punto la torcia. Vuoto. Trovare tesori in soffitta è roba da film. Apro allora le scatole dietro il baule. Ci sono dentro vecchi quaderni di scuola, ricordi preziosi di vite passate, ma che chiaramente al mio cliente non interessano. Non sono mica suoi o dei suoi parenti. Butta via tutto. Dentro una scatola, però, mi insospettisce un piccolo faldone verde, chiuso da tre piccoli laccetti sui fianchi. Sul fianco una scritta aggiantata, Orson. La apro con molta cautela. Ci sono dei disegni, degli scritti ingialliti, delle bozze di fumetti. Decido di richiudere tutto e riaprirlo con calma nel mio studio. Passa qualche giorno e riprendo il piccolo faldone verde per capire meglio cosa c'è dentro. Intuisco che si tratta di un vecchio fumetto, Orson. Le prime pagine che trovo all'interno sembrano delle sceneggiature, scritte a mano. Orson 14 dal titolo in rosso, Orson l'Invincibile, Orson 15, il trionfo di Orson. Poi ci sono dei lucidi, quelli che si usano per la stampa delle copertine. Qui sotto invece ci sono dei bozzetti. Uno mi colpisce in particolare, un uomo generato da un albero. Sinceramente, anche se me ne intendo abbastanza, un fumetto con un titolo del genere non l'ho mai sentito. Orson. Provo a fare qualche ricerca su internet e scopro che Orson, l'uomo degli spazi, è un vecchio fumetto degli anni 40, più precisamente del 1948. Il mondo era appena uscito dalla guerra. Le
La gente aveva necessità di ripartire, i ragazzi di sognare. Il fumetto nasce dall'idea di una coppia di fratelli, Alberto e Mario Guerri. Alberto firma i testi mentre Mario segue i disegni. Orson, l'uomo degli spazi, non ha avuto un gran successo. Edito da S. Milano è un settimanale da 40 lire, stampato in bianco e nero. Verranno pubblicati solo 12 numeri. Una storia che finisce subito, dopo solo 5 mesi. Annunciato ma mai pubblicato il 13° volume. Riguardo meglio gli appunti ingialliti dentro il faldone. Orson 14, Orson 15, numeri mai pubblicati. Neanche una menzione nei rari documenti che ho trovato su internet. Finalmente il mio tesoro. Continuo la mia ricerca e scopro che Mario Guerri, affermato giornalista e ritrattista durante la guerra, perde la vita in quegli anni in un incidente motociclistico. Forse è per quel motivo che Orson, l'uomo degli spazi, termina col numero 12. Di fatto viene a mancare uno dei due autori di quelle storie di fantascienza. La sceneggiatura era già pronta, Alberto con la sua stilografica aveva già messo nero su bianco le nuove avventure. Ma chi poteva renderle graficamente vive adesso? E poi, senza il fratello Mario, la storia di Orson sarebbe stata la stessa? Sono passati più di 70 anni ormai, forse non lo sapremo mai. 70 anni dalla pubblicazione di un fumetto di nicchia, dimenticato dai più, che rivive per un giorno grazie a questa fortuita scoperta fatta in un anonimo solaio di Milano, che mi riporta inevitabilmente ai giorni nostri. A storie che si interrompono improvvisamente, a storie che invece sono ancora da disegnare. Storie con una sceneggiatura già scritta, a cui manca solo il tratto di una matita per renderle vive. Le nostre storie, le nostre vite.